chiamo Roberto Camera e sono un esperto di diritto del lavoro. In questo video di Psoa Quotidiano analizzeremo le due note emanate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro ai propri ispettori con le indicazioni operative per l'applicazione della nuova diffida amministrativa prevista dal Decreto Legislativo 103 del 2024 come forma di semplificazione dei controlli sulle attività economiche. Si tratta della nota 1357 del 31 luglio e della nota 6774 del 17 settembre 2024. Ma che cos'è la diffida amministrativa? Attraverso la diffida amministrativa, l'organo di vigilanza intima al datore di lavoro di sanare le violazioni verificate e per le quali è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa. L'ottemperanza della diffida fa estinguere il procedimento sanzionatorio e l'applicazione delle relative sanzioni nei confronti del trasgressore. Quindi è una cosa sicuramente interessante da approfondire. Affinché si possa applicare da parte degli ispettori del lavoro la nuova diffida amministrativa, è necessario che ricorrano alcune condizioni. Innanzitutto, potrà essere emanata solo qualora la violazione preveda una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo nel massimo non superiore a 5.000 euro. Tale limite porta ad escludere la diffida nei casi in cui il limite massimo della sanzione previsto dal legislatore per quella determinata violazione sia superiore ai 5.000 euro, come ad esempio per la cosiddetta maxi sanzione per lavoro nero, nonché tutte le sanzioni proporzionali, poiché non hanno un limite massimo. La violazione deve essere stata accertata per la prima volta nell'arco dell'ultimo quinquennio in capo al trasgressore. Quindi, qualora l'organo ispettivo abbia accertato nei 5 anni antecedenti all'accesso ispettivo la commissione da parte del datore di lavoro della medesima o di altra violazione in materia di lavoro o legislazione sociale soggetta a diffida, la diffida amministrativa non potrà essere emanata. Altro elemento indispensabile per l'emanazione della diffida è che la violazione commessa sia materialmente sanabile. Quindi non è possibile emettere la diffida in caso di violazioni per le quali l'interesse giuridico tutelato non è più recuperabile, come avviene ad esempio nel caso di violazione delle disposizioni in materia dei tempi di lavoro, il Decreto Legislativo 66 del 2003. Ancora, la diffida amministrativa non potrà essere applicata qualora si tratti di violazione ad adempimenti ad obblighi che riguardano la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'Ispettorato evidenzia che tale limite non si applica alle sole previsioni prescritte dal Decreto 81 del 2008, il testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma a tutte quelle violazioni che hanno riflessi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. Infine, la sanzione prevista in relazione alla condotta accertata non deve essere espressione di un inadempimento derivante da una regola comunitaria o del diritto internazionale. La diffida non sarà quindi applicabile, ad esempio, in relazione alla violazione degli obblighi di comunicazione al lavoratore sulle condizioni di lavoro, così come previsto dal cosiddetto decreto trasparenza del 2021. In base a tali considerazioni, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l'ultima nota, la 6774, ha anche individuato un elenco delle violazioni che possono essere oggetto di diffida amministrativa. Si va dalle violazioni riguardanti l'istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro, all'omessa consegna del prospetto paga al lavoratore, dalla mancanza delle comunicazioni al centro per l'impiego all'omessa corresponsione degli assegni familiari, dalla omissione del piano formativo per gli apprendisti alla mancata comunicazione preventiva per lavoro agile. Allegata proprio alla nota c'è una tabella che riepiloga tutte le violazioni oggetto di diffida amministrativa. La diffida, che trova applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 103, sempre che non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, dovrà essere emanata attraverso un modello ad hoc realizzato dall'Ispettorato del Lavoro, che dovrà essere inviato al trasgressore e all'eventuale obbligato insubordinato. Wow!
qualora l'azienda adempia alle prescrizioni impartite nella diffida e rimuova le conseguenze dell'illecito amministrativo entro 20 giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida, il procedimento sanzionatorio ordinario si estingue, logicamente limitatamente alle inosservanze che sono state sanate. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'ispettore procederà direttamente a contestare l'illecito entro i 90 giorni dall'accertamento, applicando gli importi sanzionatori ordinariamente previsti.